Parliamo ora del nostro futuro, della luce in fondo al tunnel, i vaccini. Come sapete ci sono ritardi nelle consegne delle dosi, questo vorrà dire, come ha detto ieri il viceministro Sileri, ritardo di un mese per iniziare le vaccinazioni alle persone over 80 e dunque ritardi a cascata. Il ministro Boccia ha detto che comunque i richiami saranno assicurati, certo è che come dire, tutto questo rallenta la nostra speranza di essere immuni presto. Cominciamo da qui con Daria Gallarino. Sarà di uno o addirittura due mesi il ritardo che subirà la campagna vaccinale in Italia e in Europa. Inevitabili le polemiche. Da una parte la Pfizer, che risponde alle accuse di inadempienza dichiarando di aver ridotto le fiale e non le dosi. Dall'altra AstraZeneca, che ha da poco annunciato il rallentamento della distribuzione. Risultato? 4 settimane di attesa per gli over 80 e 6-8 settimane per il resto della popolazione. Sarà una corsa contro il tempo, dichiara Pierpaolo Sileri, deciso a garantire la copertura vaccinale a tutti gli operatori sanitari e gli ospiti delle RSA entro marzo. Anche il ministro per le autonomie regionali, Francesco Boccia, conferma la necessità di rivedere la tabella di marcia in base al numero ridotto dei vaccini. Richiama l'estrema cautela l'infettivologo Massimo Galli, che in attesa dei vaccini ribadisce l'importanza delle restrizioni, dichiarandosi favorevole alla chiusura delle scuole, ribadendo la proposta di posticipare le vaccinazioni alle persone guarite. Della stessa opinione il consulente del ministro della salute Walter Ricciardi, che afferma le varianti sono un pericolo, tutti in zona rossa per un mese. Nel frattempo l'Unione Europea è pronta ad agire per vie legali contro la Pfizer se non rispetta i contratti firmati. Bentornata Giovanna Botteri, bentornata Francesca Fagnani e bentornato Francesco Rutelli. Buonasera. Con noi c'è anche Monica Maggioni, in collegamento dallo studio di Sette Storie. Eccoti Monica. Sì. E poi la nostra professoressa Stefania Salmaso. Vado subito da lei, professoressa, perché quello che stiamo raccontando di fatto un po' in qualche maniera ci preoccupa, perché se c'è un ritardo, io per esempio sarò vaccinato a questo punto, chissà dopo l'estate o chissà quando, perché il ritardo riguarda già gli over 80, che sono una delle prime categorie dopo i sanitari a essere vaccinati. Cosa dobbiamo fare allora, professoressa? Perché il professor Galli dice a questo punto restrizioni non si toccano. Beh, da questo punto di vista ovviamente queste notizie fanno sì che, come è stato detto, tutto il piano vaccinale debba essere dilatato di alcune settimane. Ricordo che il piano vaccinale prevedeva prima fase una vaccinazione degli operatori sanitari, che sono circa 1,5 milioni di persone, poi il personale, gli ospiti dell'RSA, che sono state stimate essere intorno a un altro 500,000, quindi in tutto 2 milioni di persone, e nel primo trimestre era previsto di vaccinare anche tutte le persone oltre gli 80 anni. Nel secondo semestre bisognava cominciare a vaccinare le persone tra i 60 e 80 anni e poi passare ad altre categorie. È chiaro che la fase iniziale di vaccinazione, però, quella che stiamo facendo adesso, è mirata esclusivamente a ridurre gli effetti più negativi dell'infezione, certo. Non abbassare la circolazione del virus. Questo l'abbiamo detto mille volte. Quindi è chiaro che dobbiamo mantenere molto le misure, le contromisure, le misure di cautela. Però non avremmo aspettato da questa prima fase di vaccinazione una diminuzione dell'incidenza. Quindi la chiusura, il lockdown, che in realtà sono mirati a abbassare l'incidenza, non sono proprio direttamente in rapporto con il ritardo la della campagna vaccinale. Quindi da questo punto di vista bisognerebbe valutare, perché è chiaro che quando si dice riblocchiamo tutto il paese per un mese, ci sono anche altre valutazioni da fare. Ma quali, ad esempio, professoressa? Quelle di natura economica? I ragazzi che stanno perdendo la scuola, certo, completamente. È chiaro che magari in qualche zona forse l'incidenza in quella fascia di età può essere più elevata, ma allora bisogna fare interventi mirati, perché bloccare tutto il paese di nuovo per un mese è una scelta molto difficile, che può essere sensata, ma non è legata al ritardo della campagna vaccinale, molto perché chiaro. Vaccinare adesso orario gli ultra 80 anni non ci avrebbe abbassato niente. Però scusi professoressa, il problema del vaccinare la gente a rischio e di fermare questa emorragia di morti, anche oggi ci sono 420 morti, quindi il problema della campagna vaccinale è impedire
che centinaia di persone continuino a morire ogni giorno come sta accadendo, che mi sembra già un primo risultato e un primo obiettivo fondamentale. Cioè il virus circola, ma se tu impedisci che muoiano 4, 5, 600, 800 persone al giorno, è evidente che hai già stabilito un punto di, non dico normalità, ma insomma di assunzione del pericolo, no, importante. È quello che cercavo di dire, perché la vaccinazione è solamente per ridurre l'infezione nei soggetti più vulnerabili, che però possono essere protetti anche in altro modo, perché dentro l'RSA bisogna adottare dei sistemi per cui vanno proprio sigillate. Gli operatori dell'RSA sono quelli che devono essere vaccinati, chi entra nell'RSA. Anche la protezione degli ultra ottantenni non è semplicemente legata alla circolazione nei giovani adulti, ci vogliono molte cautele per adottare, e quindi da questo punto di vista io sarei attenta a fare un legame diretto tra rallentamento della vaccinazione e necessità di chiusura. Allora voglio andare da Fagnani e Rutelli, perché tutto questo è anche un caso, diciamo così, istituzionale. In campo c'è l'Europa, poi c'è il governo, l'ha detto Conte, ribadito Arcuri, pronti a azioni legali contro le case farmaceutiche che non rispettano gli accordi. Poi vediamo, ci sono altri paesi che si muovono con altri canali, eccetera. Che cosa sta accadendo? Ma io direi innanzitutto che saremmo sciocchi a sottovalutare la positività, l'importanza dell'impegno europeo, che ha delle falle, che ha anche qualcuno che gioca su due tavoli. Però se chiudiamo gli occhi non avremmo immaginato ancora pochi anni fa che ci potesse essere uno sforzo unitario di quest'area dove vivono mezzo miliardo di persone. Quindi siamo in questo casino, perdonatemi, un centimetro avanti, un passo in avanti, grazie a un dovere di solidarietà europea. E poi ci sono in questo momento decine di migliaia di ricercatori, questo è un altro aspetto che non dobbiamo trascurare, ci sono decine di migliaia di persone in ogni angolo del mondo che stanno cercando di trovare soluzioni di fronte a un nemico obiettivamente misterioso, per cui non sappiamo davvero chi è immune, chi non lo è, chi non lo è più, chi continuerà a non esserlo pur essendo già stato toccato dalla malattia. Quindi è una situazione in cui la disorganizzazione fa soffrire assai, gli inganni sono una ferita enorme, ma non dobbiamo, a mio avviso, diminuire la portata delle enormi difficoltà. Francesca. Certo, trovo insopportabile l'atteggiamento di queste multinazionali che hanno preso, Arcuri ha detto, ha trattato l'Europa come paesi poveracci, non mi piace questa espressione, è tranchant, hanno preso i paesi per la disperazione e quindi diciamo hanno fatto firmare un contratto tutto a loro vantaggio, sostanzialmente non pagheranno le penali, diciamocelo, non le pagheranno né adesso né fra tre mesi. Quindi questo è un discorso etico che andrebbe fatto rispetto allo strapotere e alla sovranità che assumono queste multinazionali. Alla fine chi gestisce il maggior numero di vaccini sono i paesi più ricchi, l'America, la Cina. Quindi anche politicamente più forti, questo ci dovrebbe interrogare. Sono i paesi che fanno i loro vaccini, perché i cinesi esatto. fanno il loro vaccino esatto. e l'America un'autonomia. Questo forse dovremmo pensare anche alla distribuzione, alla produzione del vaccino anche in Italia, cioè queste case farmaceutiche lo dovrebbero concedere a terzi la produzione. E poi ci sono paesi come Israele, paesi piccoli, dove però già 2,5 milioni di residenti hanno ricevuto la prima dose. Monica Maggioni, vengo da te. Che cosa significa questo? Per non parlare del fatto che poi Israele sarà in qualche maniera un campione utilizzato, no? da Pfizer, pare ci sia stato un accordo per avere poi tutti i dati sull'esito di questa campagna vaccinale. Vabbè Alberto, significa innanzitutto che ci sono paesi più piccoli, molto più efficienti, molto determinati, che possono chiaramente gestire molto meglio questa cosa. Io però, d'accordissimo con quello che è stato detto fin qui in studio, c'è un aspetto che per una volta voglio sottolineare al di là delle polemiche, cioè è mai possibile che la gente sopra gli 80 anni, che da quando è cominciata questa pandemia si sente dire di tutto, perché c'è stata la fase in cui gli spiegavamo che insomma la pandemia è grave ma non tanto, tanto ammazza solo quelli sopra gli 80 anni. Poi si è sentita dire che insomma le cose peggiori succederanno solo a quelli sopra gli 80 anni. Poi una domenica pomeriggio si sentono dire così, in una simpatica domenica pomeriggio d'inverno, che ritarderà di un mese quella cosa che stanno guardando come salvezza. Ecco, io che tipicamente non faccio polemiche,
tantomeno col governo, mi sento di dire forse un po' più di attenzione e di rispetto quando si dà questo tipo di informazione alle persone, bisognerebbe metterlo in campo. Allora, sono vere le 4 settimane? Sì, lo dite in modo serio agli ultraottantenni, spiegando le ragioni e non dicendo a questi poveri ultraottantenni che gli è capitato di campare dopo gli 80 anni e gli accadrà di tutto. Tutto questo che stiamo raccontando, il ritardo e quello che ne consegue, mentre ci sono ancora nuovi casi di, abbiamo chiamato i furbetti, un termine che non ci piace, del vaccino. In Sicilia, sapete cosa è successo nel Palermitano? Su 1.121 somministrazioni, 333 sono finite sotto inchiesta, cioè una dose su 4 sarebbe stata somministrata a chi non ne aveva diritto. Donatella Cupertino. La lente dei NAS sui furbetti del vaccino si allarga in Sicilia. Il caso Vaccinopoli, su 540 dosi sotto osservazione in tutta Italia da parte del nucleo antisofisticazione e sanità dei carabinieri, ben 497 sono siciliani. Sarebbero state inoculate senza seguire le fasce prioritarie stabilite dal piano vaccinale. La situazione più esplosiva è all'ospedale Madonna dell'Alto di Petralia Sottana, nel Palermitano, dove su 1.121 somministrazioni ben 333 sono finite sotto inchiesta, praticamente una su quattro. A far scattare le indagini, il post sui social di una dottoressa in pensione, ora assessore e vice sindaco di Polizzi Generosa, mostrava la propria soddisfazione per aver ricevuto la dose già il 5 gennaio, nonostante non rientrasse nelle categorie da vaccinare secondo le direttive del governo. Così i carabinieri hanno scoperto che all'ospedale Madonna dell'Alto oltre 300 dosi non sono andate né al personale sanitario né a ospiti e dipendenti delle RSA e neanche agli amministrativi. Piuttosto, a ricevere già la prima dose sono stati veterinari, dipendenti pubblici, braccianti agricoli, commercialisti, insegnanti, poliziotti, sindaci, insomma gli amici degli amici. Ora i carabinieri stanno valutando se, oltre a una questione di inopportunità, si configuri anche il reato di abuso d'ufficio. Allora, a questo punto, acclarato che queste persone, diceva Francesca Fagnani, c'è una percentuale ancora più allarmante. L'Ordine dei Medici ha detto il 30% di dosi sono state date a chi non ne aveva diritto. Ecco, se fosse confermato 30%. Sarebbe una percentuale altissima. Certamente adesso il tema qual è? Chi ha ricevuto questa prima dose e non ne aveva diritto? Cosa fare? Somministrare la seconda o meno? Professoressa, vengo da lei perché tutto questo naturalmente indigna. Come diceva Monica Maggioni, c'è una categoria che andrebbe tutelata, sono gli over 80, invece poi c'è chi ne approfitta e non ne ha diritto. Cosa farebbe lei? Darebbe la seconda dose sì o no? Beh, una seconda dose prima o poi si può dare, però certamente se abbiamo un problema di riduzione di dosi, queste possono essere ritardate nel tempo se riusciamo a vaccinare invece completamente quelli che ne hanno assolutamente bisogno. Quindi non si tratta di introdurre una punizione, si tratta solo di dare una seconda dose in modo un poco più settato. Quindi, professoressa, per essere chiaro per chi ci segue, questa seconda dose andrebbe sprecata, la prima dose andrebbe sprecata o gli effetti comunque ci sarebbero se la seconda viene ritardata? Gran Bretagna, questo è il discorso della prima, di una dose sola o due dosi, ne abbiamo già parlato. Perché ad esempio in Gran Bretagna hanno scelto di dare una prima dose e la seconda dose addirittura a distanza di 12 settimane dalla prima. Secondo invece i dati della ditta dovremmo darli a distanza di 3 settimane. Quindi abbiamo un tempo di 9 settimane, quindi si tratta di più di 2 mesi. Quindi è scritto a lettere chiare che chi ritarda a prendere la seconda dose non deve ricominciare, non ha perso la prima stimolazione. Quindi non si tratta di sprecare, si tratta che nel momento in cui dobbiamo finire di proteggere bene, completamente, quelli che ne hanno diritto, sarà il caso di dare la priorità a quelli. Giovanna non è d'accordo. No, perché? No, io ho letto attentamente, perché c'è questa polemica negli Stati Uniti e alla fine gli scienziati e tutto il gruppo di Fauci hanno detto definitivamente che l'intervallo fra le due dosi deve essere quello stabilito dalla ditta che ha prodotto e trovato il vaccino, altrimenti salta l'immunità. Questo è un elemento importante. Voglio chiarire, il vaccino va somministrato secondo le indicazioni dei risultati degli studi fatti dalle ditte, se no cosa gliel'abbiamo chiesto a fare?
Però stiamo parlando di una situazione momentanea in cui abbiamo delle persone che non avrebbero avuto diritto manco alla prima dose. Però, quindi non sto dicendo che bisogna ritardare per tutti. Fare lei dice per chi ha saltato la coda, diciamo, chiamiamola coda. Una domanda precisa per quelli che la prima dose non avrebbero dovuto prendere. Se ne abbiamo problemi a dare la seconda, la diamo ai quelli aventi diritto. Perfetto. Nel momento in cui avremo le dosi, daremo la seconda dose anche a loro, sicuramente. Non sto dicendo che è da privilegiare, sono sicura che questa sia la scelta migliore. Molto chiaro. Allora, voglio andare a Londra, da Marco Varvello, lì dove, come ricordavamo, appunto si è scelto di in qualche maniera immunizzare una maggiore percentuale di popolazione e di ritardare la somministrazione della seconda dose. Marco, da te. Sì, posso aggiornarvi con i dati che stanno comunicando nel consueto briefing a Downing Street. Sono state superate le 6 milioni e mezzo di dosi somministrate di vaccini, sia Pfizer sia AstraZeneca, di cui 500.000 è seconda dose, quindi immunizzati completamente, poi 6 milioni appunto è prima dose. Perché sono riusciti in questo paese ad essere così avanti nelle vaccinazioni? Perché hanno cominciato prima anche con l'autorizzazione, quello al vaccino Pfizer fu rilasciata dall'ente preposto, l'ente del farmaco britannico, prima di Natale, quello AstraZeneca prima di fine anno. E di AstraZeneca, che è quello fatto in casa, perché è quello sviluppato a Oxford, e sono state prenotate dal governo britannico 100 milioni di dosi. Quindi qui non si parla, si è parlato anche in questi giorni del calo delle forniture Pfizer legato alla ristrutturazione, all'ampliamento dello stabilimento in Belgio, ma Pfizer garantisce al governo britannico che il bilancio sui primi tre mesi da gennaio a marzo comunque sarà quello previsto. Detto questo e concludo, oggi qui si parla delle scuole che forse rimarranno chiuse fino a Pasqua, quindi fino ai primi di aprile, addirittura. E addirittura l'ipotesi australiana di tenere in quarantena, in questi 10 giorni di quarantena, chiunque arrivi dall'estero, compresi i britannici che tornano a casa, in alberghi pagati dai viaggiatori stessi. E quindi voglio dire, siamo ancora in piena emergenza, come anche i dati, li abbiamo raccontati in questi giorni, confermano. Come dice la John Hopkins University, la Gran Bretagna ha il triste primato nel rapporto tra vittime e abitanti. Certo, quello che ci racconta Marco Varvello, Giovanna, somiglia molto a quello che ha fatto la Cina, le misure messe in campo, il segno che evidentemente in quel paese il contenimento della pandemia non riesce. Assolutamente. La Cina per 8 mesi non ha avuto più morti, non ha avuto praticamente contagi locali. Dopo 8 mesi si ritrova i morti, si ritrova 25 milioni in lockdown, si ritrova di nuovo a chiudere il confine, si ritrova a chiudere le scuole. I cinesi hanno chiuso le scuole fino alla fine di marzo. Professoressa, ma allora però la domanda è molto semplice. Questo vuol dire che soltanto così davvero noi riusciamo a contenere? Lei prima diceva che sarebbe stato in qualche maniera sbagliato richiudere, ma quello che ci racconta Marco Varvello è esattamente il contrario, quello che sta avvenendo nel Regno Unito. Però le varie ondate epidemiche non sono sincrone tra tutti i paesi. La Gran Bretagna è partita più tardi, in questo momento sta veramente sotto un lockdown totale, molto più restrittivo del nostro. Quindi sta cercando di vaccinare il più possibile. È probabile che adesso avrà un calo dell'incidenza, ma ovviamente i decessi richiedono 2 o 3 settimane in più prima di calare. Quindi in quel contesto è evidente che la decisione, per esempio, di chiudere le scuole, che peraltro sono rimaste aperte fino adesso però in Gran Bretagna, quindi è una decisione legata all'impatto grosso che hanno avuto su sistemi di controllo molto più laschi dei nostri. Molto più? Laschi. Quindi non è allora, stato Marco così... Varvello però non è molto d'accordo, adesso voglio sentire perché. Marco... No, volevo solo precisare che le scuole sono chiuse praticamente dalle feste di Natale, nel senso che hanno riaperto le elementari per un giorno a gennaio, l'avevamo già raccontato, e poi subito hanno richiuso. Quindi il discorso delle scuole qui è serissimo, ci sono polemiche ovviamente con i genitori, con le associazioni degli insegnanti, tutto quanto, perché veramente dopo Pasqua vuol dire praticamente saltare tutto l'anno, tanto è vero che gli esami estivi già sono stati cancellati, cioè varrà la valutazione degli insegnanti, non ci saranno gli esami consueti, nemmeno quello per il passaggio all'università.
Incredibile. Allora, da Londra voglio andare a Parigi perché lì, e vado ad Alessandro Cassieri, il presidente Macron valuta un nuovo lockdown. Se non sbaglio sarebbe il terzo, Alessandro, da quando è cominciata la pandemia. Cosa sta accadendo? È proprio così, la situazione continua ad essere molto preoccupante anche in Francia, dove il numero di contagi quotidiani è il quadruplo rispetto a quello che si aspettava in autunno, quando a metà ottobre è cominciato il primo coprifuoco, poi 6 settimane di lockdown piuttosto duro ma più soft rispetto a quello della primavera, poi un coprifuoco praticamente fino a 10 giorni fa, e da 10 giorni il paese vive in un coprifuoco anticipato alle 6 del pomeriggio. Eppure non basta, continuano ad essere troppi contagi, il sistema ospedaliero di nuovo sotto pressione. E allora, una voce alla volta, un passo alla volta, stiamo andando verso il terzo lockdown. Ieri sera in televisione la principale autorità sanitaria di questo paese, il professor François de Fressy, che presiede il Consiglio Scientifico, ha detto l'introduzione, l'affermazione delle varianti, e le ha citate per nome, quella inglese, quella sudafricana, quella brasiliana e anche quella californiana, stanno cambiando il dato della nostra possibilità di contrastare questo virus. Per cui il lockdown, che è uno strumento barbaro, barbaro l'ha definito, è l'unico che ci consenta di contrastare efficacemente la diffusione di questo virus. Prima si fa capire, ma tocca alla politica decidere, e meglio sarà perché più breve sarà questo terzo lockdown. Alla politica, a Macron, che dopo domani dovrebbe decidere se e come intervenire di nuovo su una nuova stretta, la parola per far capire ai francesi a che punto siamo. Le grandi epidemie del passato ce le si passava con le guerre. La gente non si muoveva dal proprio villaggio, dalla propria città, partivano gli eserciti, come sappiamo, dalla spagnola alle altre gravissime malattie, venivano create da un contagio di dove gli uomini combattevano, si incontravano, stavano ammassati. C'era un contatto. Quando ho letto l'altro giorno che 4 turisti giapponesi che avevano fatto una gita in Amazzonia settimana scorsa hanno portato la variante amazzonica in Australia, ecco, ci rendiamo conto di come il nostro mondo è molto difficile inscatolarlo in un appartamento e tenerlo chiuso, e quindi le misure di prevenzione sono indispensabili, perché ormai la tracimazione dei contatti, che è la vita contemporanea nel mondo globale, che poi è quello che dà anche benessere, che dà ricchezza, che dà opportunità a tutti noi, alle famiglie, al lavoro, in tante parti del mondo, la chiusura in questo periodo è indispensabile. E leggere appunto che qualcuno si va a fare una gita in Amazzonia per portare Down Under in Australia, la variante brasiliana, essendo giapponese, la variante brasiliana, è una cosa che veramente ti fa capire come la prudenza sia indispensabile. Allora, a questo proposito voglio farvi vedere queste immagini che non riguardano appunto l'Amazzonia o l'Australia, riguardano noi, quello che accade qui a Roma. Questo sabato cos'è successo? Siamo di nuovo, ancora una volta, lì dove tutto è accaduto, al Pincio, ancora dei ragazzi, ancora queste risse, ancora assembramenti. È successo già a dicembre, è ricapitato questo sabato. Il punto qual è? Che sono, naturalmente, si sono scontrati, come stiamo vedendo, questa è la ricostruzione anche dei precedenti, e la cosa che abbiamo visto, analizzando bene questi filmati, è che molti di loro non indossano neanche la mascherina. Allora, Ilenia Petacalvina è in diretta e ci dà gli ultimi aggiornamenti. Da te, Ilenia. Sì, Alberto, siamo a Piazza del Popolo perché è proprio avvenuta qui l'aggressione tra due ragazze. Parliamo di due minorenne. Sono arrivate da su, dal Pincio, lì alla terrazza di Villa Borghese. Sono arrivati qui a Piazza del Popolo e sotto gli occhi delle forze dell'ordine che qui presidiano normalmente la piazza è avvenuta l'aggressione. Come dicevi tu, l'elemento che fa veramente sbarrare gli occhi è che tutti quanti i ragazzini non avevano la mascherina e si è creato un maxi assembramento a dispetto di quelle che sono le regole anti-Covid. È intervenuta poi la polizia, le forze dell'ordine piano piano hanno cercato di diluire questa folla e da lì si è ritornata a normalità. Ma questo è un episodio che, come un mese e mezzo fa praticamente, abbiamo già raccontato. Si ripete sempre la storia. Grazie Ilenia. Allora, Francesco Rutelli ha scritto un libro che riguarda questa città, che noi amiamo molto, che è la nostra Roma. Tutte le strade partono da Roma, in cui si racconta questa stratificazione, no? Sulla quale noi anche camminiamo senza sapere cosa stiamo calpestando. Che Roma è quella di oggi, quella che abbiamo appena visto, quella che stiamo vivendo? Purtroppo le scuole sono un problema gigantesco. Oggi ho letto una bella intervista di Anna Maria Aiello, che tra l'altro collabora
alla scuola che noi abbiamo creato di formazione, di servizio civico, un'azione di volontariato di tante persone per aiutare giovani generazioni a imparare i mestieri di domani, che ha segnalato il rischio di irreversibilità di alcuni aspetti della mancanza di frequenza nelle scuole. Il fatto che questi sono quasi tutti ragazzi minorenni, manca la scuola, manca la formazione, manca la socialità. In alcune regioni d'Italia questo rischia di tradursi in un cratere formativo, emotivo, affettivo e culturale. E quindi io penso che il grande investimento che si debba fare oggi in Italia è davvero sulla scuola, davvero sulla formazione, davvero per aiutare i nostri ragazzi, soprattutto quelli economicamente in condizioni più svantaggiate, perché quanti ragazzi in parti d'Italia non hanno un PC, non hanno un computer a casa, non hanno un tablet e debbono seguire le lezioni dal loro cellulare per quanto? Per settimane, per mesi? Questo... Posso darti un dato che è drammatico. A Las Vegas c'è stato un tale incremento di suicidi tra gli adolescenti che hanno deciso di chiudere le scuole. Dopo che avevano deciso di chiudere le scuole, avevano pensato di riaprirle. Questo è una cosa tremenda. Assolutamente. Voglio sentire anche Monica Maggioni su questo. Quanto ci stiamo in qualche maniera nell'emergenza, abbiamo raccontato i vaccini, gli over 80 e i ritardi. Quanto ci stiamo dimenticando noi degli adolescenti che, come dicevamo, alcuni vanno a scuola, altri no, in pochi. Comunque le percentuali parlano chiaro del dato della istruzione di secondo grado nel nostro paese. Guarda Alberto, credo l'abbia raccontato benissimo Francesco Rutelli. Cosa sta facendo questa crisi? Sta approfondendo le distanze, sta separando pezzi di società e sta scavando solchi. Quanti ragazzini oggi non hanno gli strumenti per fare didattica a distanza, che sono o quelli tecnici, perché proprio magari hanno un telefonino in tre fratelli, o quelli culturali, per capire come riempire il vuoto che c'è intorno poi agli strumenti digitali. E allora poi succede che gli episodi come quello di Piazza del Popolo si moltiplicano. Io non voglio giustificare niente, sai che faccio sempre il castigamatti di questo tipo di situazioni. Allora lì uno deve andare a capire fino a dove arriva il disagio e dove arriva per esempio il fatto che un po' di genitori si disinteressano di cosa fanno questi simpatici ragazzini quando vanno in giro per la città. Mi piacerebbe che domani ci fossero delle multe furibonde, così poi se ne occuperebbero ancora di più, perché stiamo parlando di minorenni. Assolutamente. Adesso però vogliamo andare, Francesca, ti porto direttamente nello studio Ovale che Joe Biden ha. Intanto ringrazio Alessandro Cassieri, che lo vedo ancora lì con noi collegato. Grazie Alessandro, ci sentiamo in questi giorni per capire cosa decide a Macron. E ti faccio vedere, se hai voglia, anche come è cambiato, forse lo sai già, lo studio Ovale, perché Joe Biden lo ha modificato e ci sono dei simboli nuovi che ritornano. Guardate con Daria Gallarino. Nuovo presidente, nuove disposizioni, ma anche nuovi arredi. Il leggendario studio Ovale si spoglia di vessilli e suppellettili di Trump e accoglie in tempi record i gusti di Joe Biden. Fuori le bandiere militari e cimeli tanto amati dal predecessore. Dietro di sé Biden ha voluto solo una bandiera a stelle strisce ed una con i simboli presidenziali. Via il ritratto di Andrew Jackson, riferimento al quale spesso si ispirò The Donald. Dentro quello di Benjamin Franklin, padre fondatore del paese. Tra le foto di famiglia campeggia il busto di Chavez, attivista per i diritti dei braccianti, e quello di Abraham Lincoln. Mentre il busto di Churchill, già riposto nell'armadio ai tempi di Obama, è stato di nuovo sostituito con quello di Martin Luther King. Ma c'è anche spazio per il busto di Rosa Parks, la donna afroamericana che nel 1955 si rifiutò di cedere il posto sull'autobus ad un uomo bianco. A terra è tornato invece lo storico tappeto blu, in cantina quello beige del tycoon. Le tende dorate, colore tanto apprezzato dall'ex first lady Melania, invece sembrano resistere. Allora, vengo da voi qui perché chiaramente, Giovanni, in ogni scelta c'è un simbolo e un messaggio preciso. Assolutamente. Innanzitutto questo è evidentemente un presidente che tiene molto alle sue origini e radici europee, non solo perché ha sposato un'italoamericana, perché Jill Biden è un'italoamericana, non solo perché lui è irlandese, ma perché Biden è un presidente che si sente europeo, le sue radici, la sua tradizione, è il secondo presidente cattolico e questa appartenenza alla fede è molto importante anche in tutta la sua carriera politica. E poi lo si è visto nell'inauguration, c'era pieno di simboli e di ponti gettati di nuovo con l'Europa e con il resto del mondo.
Rutelli ha una tesi precisa su quelli che sono, diciamo così, in qualche maniera i simboli, ma anche l'origine di questa inaugurazione a cui abbiamo tutti assistito, questo grandissimo spettacolo. Vorrei fare un omaggio all'Italia per questo, che noi per provincialismo e per spararci spesso sui piedi tendiamo a non fare. Allora, Bottega ha ricordato della moglie di Biden che ha origini, i nonni erano siciliani. L'altra, Nancy Pelosi, ha un marito che si chiama Pelosi, lei si chiama D'Alessandro con una S sola, origine abruzzese, molisana dei suoi nonni, presidente della Camera, presidente della Camera dei rappresentanti. Su quel palco della inaugurazione, non so se avete delle immagini, come no. Il palco dell'inaugurazione è un trionfo dell'Italia, non solo perché, allora diciamo, Biden cattolico romano, alle sue spalle c'è un Campidoglio, Capitol, che ha all'interno dei simboli pazzeschi che richiamano Roma, è quello che racconto nel mio libro, e l'Italia. Le sculture sulla cima sono fatte da un napoletano, Persico, altre sculture a Washington sono fatte da fiorentini, toscani, l'ispirazione di Palladio, Vicentino, ma quella roba lì che voi vedete, il nostro Biden che giura sulla Bibbia, cita Sant'Agostino, è il secondo dopo Kennedy, come ricordava Botteri, e quindi è il secondo, sono passati 60 anni, ma è il secondo nei secoli della democrazia americana. Ma l'Italia è lì, perché se vedete Lady Gaga che canta, allora Lady Gaga come si chiama? Germanotta, è italiana, e indossa un vestito, diciamolo, fatto da un vestito Schiaparelli. Fatto da Schiaparelli, che dell'azienda di Diego della Valle, Tozz, vestito italiano. La poetessa Amanda, la poetessa magnifica, 22enne, racconto questo. Amanda ha letto questa poesia meravigliosa. Indossa, eccola qua, indossa un cappotto. Scusate, ve lo dico, sono aziende italianissime di Prada. Così come, ripeto, era italiano il precedente. E quando l'ideatore di Hamilton, il musical più importante di Broadway di questi anni, Miranda, le ha dovuto dire quanto si era comportata bene, le ha mandato un tweet con scritto sopra, in italiano, brava, punto esclamativo. Noi siamo i padroni della cultura del mondo, alle spalle di quel palazzo c'è l'ex ufficio postale, caro amico, caro Matano, l'ufficio postale, c'ha un affresco dipinto da Costantino Brumidi, romano, nato alle spalle del Tempio di Augusto. Quando io ho incontrato Biden sulla tribunetta dei fori, gli ho fatto un piccolo discorso, aspettavamo la sfilata dei 150 anni dell'Unità d'Italia, e gli ho detto, voi americani dite sempre, l'Europa è di Venere, amate la pace, e l'America è di Marte, noi amiamo la guerra. Qui tu c'hai tutte e due, ce l'hai solo a Roma, perché hai il Tempio di Marte, Foro di Augusto, il Tempio di Venere, antenata di Giulio Cesare, gliel'ho fatto vedere. Lì dietro nasce Brumidi, che ha affrescato il suo studio. Biden ha guidato la commissione esteri con gli affreschi disegnati da un pittore romano. Potrei continuare. Esatto, infatti noi ti ascolteremo per un pezzo, ma è la meraviglia dell'Italia, è l'orgoglio dell'Italia. Siamo senza parole, vero Francesca? Sì, solo sulla cucina, però non ci hanno capito, non ci hanno seguito. Vabbè, però diciamo pure che non li seguiamo manco noi, però. Però diciamo che Gill, a casa Gill, Biden si cucina bene italiano. Allora, dopo questo meraviglioso, diciamo, questa lezio di Francesco Rutelli, posso continuare? No, ti voglio far vedere una cosa. Quello con quello con i piedi sulla cosa della stanza della Pelosi. Ecco. Dietro c'erano i ritratti dei più grandi architetti italiani. Si sono inaugurati, hanno inquadrato quei piedi, ma non quei ritratti. Lo sciamano era autoctono, però, vogliamo dire, lo sciamano era autoctono. Allora, adesso però vorrei farvi vedere questa grande novità. Abbiamo parlato molto di Kamala Harris, ma c'è un'altra persona che in qualche maniera fa notizia in questo momento, ed è il suo marito, che pensate ha inaugurato il suo account social definendosi Second Gentleman. Lui rivendica l'orgoglio di aver lasciato tutto per seguire la sua diciamo, moglie, che in questo momento è la numero due americana. Ma questo non è soltanto un messaggio, diciamo, è proprio un messaggio di gender equality, cioè di in qualche maniera equità. Loro non si pongono proprio neanche il problema, pensate. Daria Gallarino.
Il suo nome è Doug Emhoff ed è il primo second gentleman nella storia degli Stati Uniti. Newyorkese, 56 anni, avvocato, padre di due figli avuti dal primo matrimonio. L'incontro con la neo vicepresidente Kamala Harris lo deve ai suoi colleghi che organizzarono un appuntamento al buio per farli conoscere. Per Kamala, Doug ha deciso di mollare il suo studio legale proprio per sostenerla durante le elezioni. Al momento il second gentleman sarebbe infatti in aspettativa, ma si vocifera che sia in attesa di un incarico ancora da definire. La nuova strada dettata da Biden, caratterizzata dall'ascesa in campo di donne determinate e preparate come Kamala, passa anche attraverso mariti come Doug Emhoff, pronto a fare un passo indietro per consentire alla propria compagna di non fermare la sua corsa. Allora, Francesca e Monica, Doug ha 56 anni, molla tutto e dice: ma io certamente faccio un passo indietro perché adesso la differenza della moglie di Biden che continua ad insegnare, lui invece ha deciso che ha lasciato il lavoro, un studio legale, si è messo a casa. Monica Maggioni, che messaggio è questo? Perché loro, da quello che leggevo, proprio, cioè, non c'è proprio discussione, cioè non è neanche per loro una notizia il fatto che lui si occupi, insomma, della famiglia e che lei abbia questo ruolo così importante. È assoluta che non è una notizia per loro, cioè non sono due che hanno studiato a tavolino che tipo di ruolo avere. Questa cosa probabilmente fa parte di una serie di equilibri di una famiglia, che è una famiglia molto più sfumata e complessa di come la si vede e la si racconta, perché appunto Kamala, che ha interrotto tutta una serie di cicli ed è appunto la prima donna, lo abbiamo detto tante volte insieme, di colore, la prima donna vicepresidente, eccetera, ma è anche una donna molto tosta, che ha un passato molto tosto, e quindi credo che queste scelte siano semplicemente il seguito della loro esistenza e che ci sia anche questo elemento di normalità, ed è la stessa normalità che c'era nelle parole di Joe Biden nel momento dell'inaugurazione, ma in tutti i discorsi che ha fatto in questi giorni. Invece, Francesca, temo di doverti deludere, perché ho come il timore che anche lo sciamano sia di importazione, almeno lontana, perché si chiama Jake Angeli. Ora, a occhio, temo pare che anche lui pare sia un nickname, vediamo. Però voglio chiedere a Francesco Rutelli, lui un uomo delle istituzioni, insomma un uomo di grandissima, come dire, no, un frontman nella vita, certamente hai una moglie, anche lei, quindi se ti dovessero dire un giorno Mr. Palombelli, per esempio, come reagiresti? Io avevo un simpaticissimo cameriere del circolo sportivo dove andavamo ogni tanto la domenica, e siccome il socio era lei, per eredità, che mi guardava e faceva: senta Palombelli. Quindi mi è capitato già da ragazzo, lo faceva spiritosamente, però il titolare effettivamente lì era Barbara. Però ci ho detto, noi per esempio in Europa l'abbiamo conosciuto negli ultimi tempi, perché in Italia premier donne ne pare un po' poche, presidente della Repubblica donne ne pare un po' pochi. E in Europa però sono tante le donne primo ministro, certo, che venivano accompagnate dal first. Non tutto è andato, first gender. E abbiamo andato avuto così. Anche per esempio in Lussemburgo c'era un primo ministro gay che veniva accompagnato da suo marito. Quindi abbiamo avuto nel tempo alcuni cambiamenti che ci fanno pensare come ancora l'Italia sia un pochino indietro, e invece questa esperienza americana magari ci Speriamo spinge sia, a mandare. Meglio, io tra l'altro stasera, sì, caro Matano, siamo due contro tre, mi sì, pare che le che molto, veniamo, peraltro, tutte donne veniamo, veniamo dominati dal ma la professoressa Salmaso c'è ancora? No, allora la salutiamo, volevo chiedere. Eccola, c'è. Professoressa, la voglio sapere da lei, dopo questa grande esposizione, lei oramai è una star della televisione, cosa dicono a casa? Come la vivono? Beh, ormai ci sarebbe, voglio dire, al fatto che io sono impegnata, anzi in questo momento della mia carriera sono in pensione, non sarei arrivata ad avere qualche soddisfazione se non avessi avuto vicino qualcuno che mi ha sostenuto e accompagnato. Bravissima. Bene, brava. Si diceva di solito il contrario, la retorica, non esatto, c'è un uomo senza uomo. Dietro una donna, ma dietro con un bastone. Dietro con un bastone. Invece, posso fare l'ultima battuta sull'amore Italia-America e sì, la simbologia contemporanea? Un tweet. Oggi discutiamo dei grandi di Silicon Valley e degli interessi digitali, le battaglie. Se qualcuno di voi va in visita al congresso, trova un altro affresco del romano Brumidi che raffigura l'Europa e l'America che si stringono la mano. Sorprendente, si dirà. Era l'ufficio postale del congresso che è stato affrescato da Brumidi
quando in occasione della posa del cavo transatlantico metà 800 con cui si usò il telegrafo. Sapete quanto costava allora per capire l'importanza della tecnologia? Una comunicazione via telegrafo? $5 a parola. Quindi rendiamoci conto del privilegio che abbiamo oggi avuto con la tecnologia e dell'importanza della tecnologia. Lì l'Europa e l'America che si stringono la mano ci dicono che c'è molta strada da fare. Allora, pochi secondi e tra poco sapremo chi c'è a Sette Storie stasera. Restate lì. Eccoci qua, vado subito da Monica Maggioni perché so che stasera c'è un incontro bellissimo a Sette Storie. Monica. Non ci sente però. Monica? Ci guarda, apprezza, ma non ci sente. Evidentemente non c'è... Adesso l'audio, sì. Alberto, siamo stati scollegati per un secondo. Se la domanda era di cosa parlerà Sette Storie, c'è un incontro bellissimo. Un secondo. So che c'è un incontro bellissimo. Sì, c'è un incontro davvero bello perché dedicheremo Sette Storie alla giornata della memoria. Io ho fatto la conversazione con Sami Modiano, un sopravvissuto che ha deciso con me di camminare e di raccontare la sua vita durissima durante gli anni della deportazione e durante tutti gli anni successivi in cui ha dovuto convivere con quell'incubo. Quindi un Sette Storie dedicato alla memoria e forse anche a qualche racconto dell'evoluzione politica, se come sembra nelle prossime ore potrebbero accadere cose. Grazie Monica, ti seguiamo più tardi. Allora, sono passati 5 anni da quando Giulio Regeni è stato rapito al Cairo. Il capo dello Stato ricorda Giulio e dice: vicini ai genitori che si battono per ottenere giustizia, anche noi non smetteremo mai di dire giustizia e verità per Giulio Regeni. Grazie Francesco Rutelli, grazie Francesca Pagnani, grazie Giovanna Botteri. Noi ci vediamo come sempre domani, se volete siamo qui attorno alle 5 con La Vita in Diretta. Grazie a tutti.